San CGL di Firenze. Siamo qui oggi l'8 marzo, che è una data simbolo, dovrebbe essere la festa delle donne, ma queste donne di Stefano, non festeggiano, non possono festeggiare, perché alcune di loro, ad esempio, sono 7 mesi che non riscuotono. E in questa situazione è chiaro che c'è pochissimo da festeggiare. Stiamo aspettando che prima o poi questa situazione si sblocca, perché l'azienda ha chiesto un concordato preventivo, ma ha fatto anche altre, ha chiuso dei negozi da un giorno a un altro senza dare spiegazioni. L'unica spiegazione, lo sappiamo, è il problema del fatturato, però anche in queste crisi noi chiediamo che il rispetto, mettersi a un tavolino, spiegarci le cose e comprendere e cercare di gestire insieme la faccenda. Così non accade. Ci sono comportamenti ogni giorno in forma unilaterale in un contesto così disperato. Quindi noi faremo la nostra battaglia, siamo andati davanti al Tribunale, abbiamo fatto degli scioperi davanti di dicembre, perché non molleremo finché non troveremo una soluzione per queste lavoratrici. Perché non è ammissibile che oggi ci sia una totale mancanza oppure ci siano delle leggi che permettano questo, perché non è possibile almeno sapere di che morte di cosa gli succederà. Quindi oggi è 8 marzo, festa delle donne, festa amara per le lavoratrici di Stefano. Quante sono su Firenze le lavoratrici di Stefano? Le lavoratrici su Firenze, tra negozi chiusi e quelli aperti, dovrebbero essere più di un centinaio, perché la contabilità è un po' difficile, perché i negozi chiudono, qualcuno è stato venduto, prima erano di più. In totale ad oggi sono 313 su tutta la Toscana.